sindrome posturale disfunzionale ascendente. Non muovere il piede, faccio io. Eccolo. Diciamo c'era un problemino anche nel ginocchio, eh. È il sottospinato, il muscolo che si occupa dell'extra rotazione della spalla, quindi questo movimento qua. Eccolo là, sentito, sì. Allora, buongiorno a tutti. E oggi sono qui con Riccardo, che è venuto a trovarmi perché negli anni allenandosi ha riportato un po' di problemi, partendo dalla spalla destra, giusto? Poco riscaldamento, mi ha detto, quindi è stata sollecitata male. Poi distorsioni molteplici alla caviglia e al ginocchio sinistro, giusto? Corretto. Non curate bene, mi ha detto, solo fasciature e riposo. Sì. Quindi vediamo se a distanza di tempo c'è ancora qualche disfunzione residua e come eventualmente sistemarla. Ho detto tutto? Perfetto, sì. Ok, allora iniziamo così. Vieni seduto, scusami, in piedi su queste impronte, girato con la schiena verso di me. Mettiti, posizionati bene, specialmente, eccolo là, guarda dritto adesso. Ok, aspettiamo che ti stabilizzi, vediamo la distribuzione del peso. No, è uguale per fortuna, guarda dritto. Allora, non sei messo malissimo, abbiamo la spalla sinistra più alta della destra e lievemente anche la testa un po' più alta a sinistra, ok? Invece quando vengo sotto, no, anche qui è più alto a sinistra il bacino. Quindi io penso che tu avrai un po' di fastidio qua quando premo, giusto? Sì. Ok, perfetto. Vediamo l'appoggio del piede, mi interessa. Ah, ok, allora, io passo di qua. Il piede sinistro, guarda il mio, portalo sull'esterno e appoggialo così. Ok, tienilo così. Io adesso ripasso di qua, col piede in quella posizione là. Fa ancora male qua? No. Metti il piede giù? Adesso? Fastidio, sì. Ok. Scendi pure, da quello che vedo e anche da quello che mi hai raccontato, sembrerebbe essere, vieni seduto, sì. Una sindrome posturale disfunzionale ascendente, ok? Significa che dai piedi ha creato uno scompenso nella catena cinetica, quindi di attivazione e inibizione dei muscoli, e questo ha portato a una rotazione del bacino verosimilmente, che è più alto a sinistra come abbiamo visto, che poi si è ripercossa su tutta la colonna. Adesso vediamo un attimino come siamo messi. Vieni un po' più indietro, per favore. Ottimo. Allora. Hai fastidio anche qua, no? Di meno. No. Se vengo su, dove è peggio? Qua o qua? A sinistra. A sinistra, come prima. Più di prima. Ok, se però vengo in mezzo, dovrebbe essere più qua e qua un po' meno? Benissimo. Ok. Morbido. Ti hanno mai consigliato dei plantari? Li ho portati da piccolo perché avevo i piedi piatti, quindi per okay. Molti anni li ho portati. E ti hanno aiutato? Molto. Ok. Qui non ti muovi molto bene, ok? In teoria l'orecchio dovrebbe toccare la spalla. Ok. Ascolta anche qua sul bacino, quando vengo a sinistra fa male qua quando premo? Un po' sì. Ok, quando premo a destra? No. Quindi più qua? Sì. Ok. Allora, vieni a pancia in aria. Giusto. Quanti anni hai, Riccardo? 23 fra qualche giorno. 23, benissimo. Allora. Rilassato coi piedi? Ok. È molto sottile, ma c'è una piccola differenza. La gamba sinistra è lievemente più corta della destra. Ok, molto sottile, quasi impercettibile, però c'è. La vedo qua dal malleolo. Adesso. Se quello che vedo è giusto, dovresti avere un po' di fastidio qua quando premo, vero? E invece di qua molto meno, perché di qua dovrebbe essere, se non sbaglio, sull'esterno. Sì. E qua di meno? Zero. Ok. Tutti questi punti si chiamano pain points, mi fanno capire dove hai accumulato tensione e quindi come ti sei bloccato. Poi sul legamento inguinale un po' qua? Poco. Uguale. Uguale, ok. Molto. Un po'. E qua meno? Sì. Ok, ok. Rilassato? No, massimo uno uguale. Cerca di stare il più rilassato possibile, è proprio abbandonato. Vediamo un pochino, facciamo il test di la seg. Dolore alla schiena? No, la schiena. Ok. La seg a destra. Un po' sì. Alla schiena? Fastidio, sì. Ok. Vediamo anche un test, questo è un test sia per l'anca che per la sacroiliaca.
Dolore? A parte lo No, scrocchietto. Ok, allora. Dritto. Spingi su verso il soffitto. Ok, anche di qua. Ok, che sport hai fatto? Palestra? Ah, pallavolo. pallavolo, bene. Uno sport abbastanza buono, completo. Questa mano di qua. Spingi su. Spingi su. Ok, adesso ti faccio toccare vari punti sul corpo per capire la natura del tuo problema. Ok? Morbido. Spingi su, spingi su, ok. Spingi su, su, ok. Spingi su, su, ok. Spingi su, su, ok. Spingi su, spingi, ok, spingi su di qua, senti che attivi di meno? Ok, ti faccio vedere cosa succede, dammi le mani, dritti i gomiti, spingi così, spingi in dentro, forte, ok, sei forte, appena io inserisco l'interferenza elettromagnetica come può essere un cellulare, diciamo a contatto col tuo corpo, ok, spingi in dentro, spingi. Vedi che perdi l'attivazione? Molto. Se io la tolgo, spingi. Questa è la prova empirica, ok? Che l'interferenza elettromagnetica hanno un effetto su di noi, perché non ti fa reclutare tutte le fibre muscolari, quindi il muscolo non può stabilizzare bene le articolazioni, ok? Tu sei molto a contatto poi per lavoro con la tecnologia, giusto? Quasi H24. Vedi, quindi Sì. ci torna. Adesso io cercherò di stimolare il tuo corpo a resistere meglio, ok? A questo tipo di problema, va bene? Vieni seduto verso di me. Spingi su. Ok. Spingi su. Spingi. Niente. Fermarsi. Adesso se io metto il dito medio qui, sulla giunzione tra il manubrio e lo sterno, spingi su. Come lo senti? Ok, Molto più forte. se io lo tolgo, spingi su, si spegne completamente. Sì. Questo è un po' per rendertela con un'analogia col tuo lavoro. È come se io stessi programmando il corpo, ok? Se stessi aprendo varie cartelle, vari file per capire dov'è il problema. Adesso, un bel respiro, tieni, fuori. Ok, un altro, tieni, fuori. Adesso ti ricordi, eri forte solo quando inserivo questo dito qua. Un bel Vero. respiro. Tieni. Ok, pancia in aria. Adesso, molto banalmente, reinseriamo una interferenza. Se è andata a buon fine la correzione, dovresti spingi. Come lo senti? Molto meglio. Vero? Qua, ok, a contatto con la testa proprio. Spingi su, anche qua vedi che resisti. Spingi su, questo era il punto che ci ha fatto capire la natura del problema, d'accordo? Quindi questo che sto usando si chiama sistema delle priorità. Vediamo se c'è anche un problema così. Spingi giù, spingi su qua, ok, su qua, ok. Adesso, ridammi di nuovo qua, Sì. mani, dritti i gomiti, spingi dentro, stringi i denti. Spingi, spalanca la bocca, spingi, stringi i denti di nuovo, spingi. No, va bene. Allora, lì dentro, da come sento io ho tanti anni che testo i muscoli, c'è un problema, ok, nel sistema denti-bocca-lingua, però non è un problema primario oggi, perché devo trattare prima altre cose, Ha ok? sofferto di bruxismo, infatti, Io non lo sapevo, ok? mai. Però, insomma, vedi che esce fuori. Però non è una priorità oggi. Adesso, piede questo. Dritto, ruota, spingi su. Ok, giù. Stimolo l'astragalo che è collegato allo psoas. Spingi su. Giù.
Spingi su. Un po' difficile questo. Spingi fuori. Ok. Temporal tap. Spingi fuori. No, va bene. Ok. Tieniti al lettino perché ti tiro con vigore, rilassato. Lascia morbido qua. Eccolo. Hai sentito come si è liberato? Il tuo blocco era un calcagno interno, ossia il tuo calcagno aveva fatto così e così. Ok? Adesso c'è anche un problemino qui con l'astragalo. Rilassato, non muovere il piede, faccio io. Eccolo. Piega. Rilassato, rilassato. Non spingere, ok? Faccio tutto io. Un altro. Rilassato. Aspetta. L'ultimo. Ok. Senti, solo avendo fatto questo, hai ancora male qua? Adesso vediamo bene il ginocchio, rilassato. Diciamo c'era un problemino anche nel ginocchio, eh. Morbido. Lascia, no, questo va bene, vedi, era quello. Allora, spingi dentro, ok, due dita di quella mano, toccala, spingi dentro, ok, piega, spingi su così senza fare questo col braccio, ok, quindi braccio dritto, spingi su, vai, ok, ruota avanti, morbido. Morbido, ruota indietro, vai. Questo fa fatica, eh? Hai noia qua? Molto. Eccola, è il sottospinato, il muscolo che si occupa dell'extra rotazione della spalla. Quindi questo movimento qua, anche il mio non è messo bene. L'ho stimolato bene. Poi dei punti male qua, questo è un riflesso dove si accumula linfa quando lui non lavora come dovrebbe. Ok? Si chiama riflesso neurolinfatico in kinesiologia applicata. Ruota indietro di nuovo. Come lo senti? Molto Da dolore? meglio. No. Mano destra qua. Rilassato. Lascia. Aspetta. No, eccolo qua. No, è andato tutto. Ok. Rilassa. Lascia. Lascia. No, bene. Mano qua. Rilassato. Eccolo qua. Ok. Allora. Hai fastidio qua? No. Sì, un po'. Questa è un po' di tensione accumulata sull'occipite. Lui avrà probabilmente anche un problema sull'osso sacro, dopo lo appureremo. Però con la spalla bloccata qua e l'atlante bloccato di qua, spesso si crea tensione sull'occipite. La sono andato a cercare e lui mi dice che c'è o no? Ok, quindi adesso faccio un adjustment così, morbido, rilassato, rilassato con i muscoli, ok? È già andato? È andato tutto, l'hai sentito? Ok, dopodiché ti ricordi che hai fastidio anche qua? Adesso rilassato, vengo ad aggiustare anche l'atlante, lascia, prima vertebra cervicale. Ok,
Piano piano pancia sotto che vado a vedere il ginocchio. Testa nel buco, braccia giù. Guarda i braccioli sotto. Esatto. Spingi il piede all'interno così, vai. Ok, giù. Fastidio qua? Qua? Ok. Allora, il ginocchio era semplicemente un piccolo problema articolare perché il muscolo sta bene, sta lavorando bene ed è anche forte quando lo testo, ok? E questo sembra un muscolo del piede, ma in realtà sto testando il popliteo, il muscolo del ginocchio, e che si può testare solamente così o a pancia in aria. E adesso vediamo bene la schiena. Testa giù. Mani qua dietro. Sì. Spingi i gomiti in su contro di me. Ah, a parte che ho scrocchiato la spalla, spingi su di nuovo. Ok, giù. Mani dietro. Spingi su di nuovo. Ok, giù. Braccia giù. Ok. Eccola là. Quella era D8, la vertebra su cui facevo tap quando eri seduto prima. Di 10. Ok. Giù. Adesso, piegando il ginocchio, calcia su questa gamba. Ok, di qua. Vieni. Ok. Calcia su, no, allora il bacino sta bene. Adesso a sinistra, che è dove lui aveva il problema qua, no? Adesso che potrebbe essersi riattivato. Fa male qua? Ok, meglio, ha tenuto bene l'adjustment. Morbido? Qua è fastidio? Ok, allora metti le mani in preghiera sull'osso sacro. Bravissimo. Calcia su. Eccolo. Calcia su. Senti che adesso non sono altrettanto forti? Togli le mani, calcia su, calcia su. La senti la differenza, ok? Vieni sdraiato sul fianco sinistro. Piega. Morbido. Stai rilassato, ok? T'ho fatto male finora? Ok, vieni avanti col sedere. Ok, rilassato. Lascia morbido. Non ti faccio cadere con la testa, guarda il soffitto. Bravissimo. Eccolo là. Sentito, sì. Pancia sotto. Rimetti le mani in preghiera qua, come prima. Ti ricordi, con questa posizione si indebolivano le gambe. Calcia su. Come le senti? Molto più Vai. forte. Ok, perché adesso regoli tutte le fibre muscolari. Adesso. Vieni sdraiato sul fianco destro, ho sentito una quarta lombare ruotata così, è andata leggermente verso il basso. Rilassato, rilassato. Ok. Avanti col sedere, ok, rilassato. Eccola qua, fastidio? Quarta lombare per l'appunto. Quindi rilassato, non ti faccio cadere, tranquillo. Il mio vettore è così. Hai visto? Adesso è andato tutto. Però bastava veramente stimolare poco e si correggeva da sola. Ok, vieni seduto verso di me. Adesso, mano destra sulla spalla sinistra. Alza il gomito più in alto che riesci. Ok, perfetto. Vediamo l'altra. Perfetto, giù. Allora, di qua vedi come va bene. Di qua, eccolo, è qua. Ti fermi prima. Invece di qua. Ok.
Ok, sto sentendo un po' come si muove la cervicale. Vado a dargli un piccolo impulso. Magnifico. Adesso vieni in piedi, mani così, spingi il tuo gomito indietro contro il mio piano piano e tira un colpo secco. Ok, dammi l'altro. Fai la stessa cosa. Ok, hai sentito la spalla destra? Vieni seduto. Vediamo se ci sono blocchi residui. Questa mano qua, lascia morbido. Ok, l'altra. Lascia morbido, no, non resistere, rilassato, faccio io tutto. Ecco qua, giù. Anche l'orecchio. Anche l'orecchio sinistro. Ok, allora, cammina un po' e mi dici come ti senti, per favore. Molto meglio anche la caviglia, mi Anche la caviglia, dà vero? fastidio anche solo camminando, Invece adesso? molto più libera. Sì. Lì avevi due blocchi abbastanza ostici, quello del calcagno che ti ho spiegato che era andato posteriore e interno e quello della stragale che ho dovuto liberare in due modi, con l'adjustment e con la tavoletta. Però insomma, mi sembra andato bene. Senti, muovi la Molto spalla, mi dici come la senti? Meglio, meglio, vero? sì. Ottimo. Ok, va stabilizzata, devi fare un po' di esercizi lì, d'accordo? Quindi D'accordo. un buon fisioterapista, un buon personal trainer ti possono aiutare in questo. Va Ok, bene? È grazie. stato un piacere, Anche Riccardo. mio.